Buongiorno a tutti i telespettatori di Canale 85. È finito 0-0 l'incontro della 13ª giornata tra Gragnano e Nardò. 0-0 il risultato finale, sesto risultato utile consecutivo per la formazione di mister Roberto Taurino. Qui con noi c'è sicuramente il migliore in campo visto nella formazione neretina, vale a dire giocatore classe 95 a Radio, nonché nuovo acquisto. E chiediamo proprio da Radio le impressioni su questa prima partita. Ti sei subito messo in vetrina. Sì. Abbiamo giocato bene, una partita molto difficile, molto compatta, e quindi abbiamo guadagnato un punto importante. Quanto può aver inciso magari anche nel finale il fatto di essere rimasti in inferiorità numerica? Perché il Nardò ha provato a fare la sua partita, ma comunque il Gragnano alla fine ci ha creduto. Sì, alla fine si è tornato molto difficile perché mancava un giocatore, però con la testa giusta abbiamo potuto giocare un po' tranquillo e ritorniamo a casa con un punto. Le prime impressioni sulla piazza di Nardò? Beh, davvero una piazza importante, mi trovo bene, piano piano, per arrivare un po' al mio livello, però sto molto contento e lavorando al massimo. Infine ti chiedo, obiettivi tuoi personali a livello di squadra, dove speri, pensi di arrivare con il Nardò in questo campionato? Sì, spero che la squadra sia una squadra forte, una squadra che ha il giocatore forte. Speriamo di vincere il campionato o di dare una guerra nel playoff. Perfetto, allora ringraziamo il giocatore del Nardò.